come è bella quella immagine della Madonna delle Grazie quando si entra nel santuario di Santa Maria delle Grazie qui a San Giovanni Rotondo. Un'immagine che colpisce tutti. Un'immagine che in Padre Guglielmo Alimonti, in un pomeriggio, quando arrivò a San Giovanni Rotondo, ha stimolato queste riflessioni. L'immagine della madre di Gesù col bambino lattante, dice Padre Guglielmo Alimonti, ispira tenerezza e confidenza. E quanto è vero questo? Ai piedi di quell'altare mi sentivo piccolo come il bambino Gesù, avvolto dall'amore della sua mamma. Guardarla, invocarla, abbandonarsi a lei infondeva conforto e sollievo. E dopo queste, diciamo, riflessioni tra un figlio e la mamma, che è la nostra mamma, che è la mamma di tutti, Padre Guglielmo dice che si avviava ad andare verso Padre Pio, e mentre faceva questo, una signora lo ferma e gli chiede di portargli una pianta di canfora e di regalargliela a Padre Pio. Padre Guglielmo avrebbe voluto, ma tante necessità, tante situazioni portavano ad essere prudente, quindi ad evitare comunque di prendere questa pianta e di portargliela a Padre Pio. Lui dice: in quel tempo c'erano tante persone che facevano di tutto per mettere in cattiva luce Padre Pio, e quindi a me era sembrata una indebita ingerenza prendere questa pianta e portarla a Padre Pio. E mentre si avvia verso il confratello, chiedendo perdono alla signora, nel suo cuore chiese perdono anche a Padre Pio. Ma che cosa è successo? Sentiamolo proprio dalle parole di Padre Guglielmo Alimonti. Dice: turbato da questi pensieri, perché lui, come ho detto, voleva portare questa pianta a Padre Pio, raggiungo il padre che mi abbraccia. Saluto quelli che erano intorno a lui. Mi siedo e rimango in silenzio a pregare come gli altri. Dopo alcuni minuti, Padre Pio, con un cenno, invita uno dei padri ad avvicinarsi a lui, e questo padre era Padre Alessio. Dice Padre Guglielmo, gli sussurra qualcosa. Padre Alessio va nella cella, continua Padre Alimonti, va nella cella del padre e torna fuori con un ramoscello di canfora in mano, cioè un ramoscello della stessa pianta che quella signora voleva che Padre Guglielmo portasse a Padre Pio. Padre Pio gli fa cenno di consegnarlo a me. Fui preso da commozione e bisbigliai un semplice grazie. Vedete come Padre Pio ha accolto il disagio del suo confratello, la richiesta di perdono, e lui ricambia con un gesto di amore, di carità e di affetto, cosa che dovremmo fare ciascuno di noi quando viviamo esperienze simili. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!